Negli ultimi mesi ho scoperto che il live stream è forse uno dei migliori metodi per parlare con voi, per confidarci, divertirci e ovviamente spaventarci. Biscuits, grazie per... Porca di quella... Per la mia esperienza definirei lo stream in tantissimi modi, ma mai spaventoso. Credo di essere stato fortunato, perché a molti streamer il fatto di essere in live ha permesso di registrare cose a dir poco agghiaccianti. Da pericoli reali in carne ed ossa a strani avvenimenti in diretta. Sperando che nulla di tutto ciò capiti mai sul mio canale, ecco a voi le cose più spaventose, registrate in live streaming. Partiamo tranquilli, se così si può dire, con le live in cui ladri o malintenzionati hanno fatto irruzione in casa degli streamer. È accaduto anche a persone italiane. Ma l'episodio più documentato e che mi ha colpito di più riguarda il famoso youtuber Cripparian, che stava trasmettendo un gameplay di Hearthstone. La live inizia tranquillamente, ma all'improvviso dietro di lui si iniziano a vedere chiaramente alcune persone vagare indisturbate nell'abitazione. If you have like a Steam code for something, you can just go to G2A and sell it there. And there's people who do that, and they probably find ways. Or they get cheap ones through discount codes or this and that. And basically other guys do the deal hunting for you and you usually get it. That's how their site works, that's how the system works. A un certo punto uno di loro apre addirittura la porta. Ma lo youtuber sembra non accorgersi di nulla. La cosa spaventosa in questo caso è che avrebbero letteralmente potuto fare qualsiasi cosa e lui non se ne sarebbe accorto. Fortunatamente hanno lasciato l'abitazione senza ferire nessuno. Ma rabbrividisco al pensiero che potrebbe accadere una cosa del genere mentre sei tranquillamente in live con le cuffie e non senti i rumori esterni. E comunque quello sguardo rivolto alla videocamera rende questa live una delle più spaventose di questo tipo. Adesso ci focalizzeremo su un altro tipo di ospite indesiderato, un ospite molto spesso invisibile. Nel 2016 un ragazzo di nome Sir Gary Tube stava giocando a Pokémon in live, quando improvvisamente la porta dietro di lui si chiuse da sola. Dude, my foot is... it's always something with me. My foot is killing me right now. Granted, I just dropped my phone on it, and my phone... Did anybody else fucking see that? Si girò velocemente, ma sembrava non esserci nulla di strano. Chiese allora agli spettatori se avessero visto qualcosa, ma nessuno di loro sembrava averlo fatto. Perciò il ragazzo continuò con il gameplay. Nonostante questo, si può chiaramente vedere che è preoccupato e spaventato. Infatti continuò a guardarsi intorno. Pensando che forse era stato il suo coinquilino a chiudere la porta, lo streamer decide finalmente di alzarsi e andare a controllare. Poco dopo aver lasciato la stanza, però, accade questo. Al suo ritorno gli spettatori gli raccontano ciò che è successo, spaventandolo ancora di più. Il ragazzo dichiarò che il suo coinquilino era in una lavanderia del posto in quel momento. Sir Gary era quindi a casa da solo. Ha anche aggiunto che non c'erano correnti d'aria che avrebbero potuto provocare il fenomeno. Quindi secondo voi si tratta di qualcosa di paranormale o forse esiste una spiegazione più logica? Fatemelo sapere. Adesso prendiamo lo stesso argomento del punto precedente e lo portiamo all'estremo. Una live in particolare dello streamer Rabzi è diventata conosciutissima per via delle cose strane che sono accadute. Il ragazzo giocava a Skyrim nella casa di un suo amico. Si trovava lì per badare al suo gatto e in realtà c'era già stato, ma non era mai accaduto niente di particolare. Quella volta però... But, yeah, that was the tragic story of my, my bringing down of my dearest Lydia. The fuck was that? La luce nel corridoio poi inizia a spegnersi e accendersi in continuazione. Il ragazzo si alza e va ad investigare.
ma la porta sbatte di nuovo, spaventandolo ancora di più. Dude, the light, you just turned it off and it went back on. What the fuck? E addirittura ad un certo punto la scatola sul tavolo viene lanciata da qualcosa di invisibile. Guys, it's not like we needed any sleep or anything. Oh my god, what the fuck? Fuck. No, god, not again. Dishonored trailer, I don't give a shit about Dishonored 2 right now. No, no, okay. What the fuck? Like I said, I don't think you should go to fucking La reazione dello streamer sembra essere reale. In una live successiva, poi, decide di tornare nella casa e parlare di cosa è accaduto insieme ai suoi spettatori. Ha detto di aver avuto una strana sensazione prima di rientrare in quell'appartamento. Avrebbe dovuto dar retta alle sue emozioni, perché poco dopo aver cominciato la live, la porta si apre e si chiude, proprio come la volta precedente. Guys, if you're new here and you haven't already dropped a sub, I would greatly appreciate that. Okay, I need to not fall asleep. Rabzi è chiaramente terrorizzato a quel punto, e le persone nella chat gli suggeriscono di provare ad interagire con l'entità. Consigliano di dire che viene in pace e che si trova lì per aiutare qualsiasi cosa si trovi in quell'appartamento. A questo punto Rabzi dice di essere totalmente diventato insensibile. Non sentiva più le sue mani e la sua faccia. Cose strane continuano ad accadere. I don't know, go raid skilled apple, go... Go... I'm going home. E quasi in lacrime, il ragazzo si scusa con gli spettatori e dice di dover lasciare la casa immediatamente. Dopo queste esperienze, nonostante le numerose richieste dei fan, ha detto che non sarebbe mai più tornato in quell'appartamento. Il seguente è un episodio accaduto allo streamer più famoso di tutti i tempi, Ninja. Questo ragazzo è diventato estremamente conosciuto in pochissimo tempo per via delle sue grandi abilità in alcuni videogiochi. Sebbene le sue live trattino prevalentemente gameplay innocui, una volta è accaduto qualcosa di strano. Stava giocando a Fortnite, come di consueto, quando improvvisamente una figura oscura entra nel frame. Ok, ve lo concedo, può sembrare una cosa di poco conto. Il fatto strano, però, è che poco prima che questa live emergesse sul web, Ninja ha partecipato ad un'intervista nel podcast H3, nella quale ha raccontato vari episodi paranormali che stavano recentemente accadendo nella sua casa. Ha parlato di una volta in cui sua moglie era in viaggio, quindi era a casa da solo con i suoi cani. Aveva appena finito di fare la live e si è quindi precipitato di sopra per andare a letto. Ma improvvisamente le casse al piano di sotto hanno iniziato a suonare. È quindi sceso e ha controllato che il Bluetooth del telefono e del PC fossero spenti, e lo erano. Ha quindi preso la sua katana e ha continuato ad esplorare la casa. Era sicuro che nulla avrebbe potuto provocare quei suoni, e si era spaventato a morte. In un'altra occasione ha raccontato di essersi svegliato attorno alle 3 del mattino e aver sentito uno strano odore in casa sua. Sentiva come se qualcosa lo stesse fissando intensamente e ha iniziato a provare un senso di paura mai provato prima. Dopo l'accaduto non è riuscito a riaddormentarsi per oltre 3 ore. Quindi è possibile che in quella live fosse stata effettivamente ripresa l'entità che probabilmente infestava quella casa? In molti credono che sia effettivamente così. La clip non sembra architettata in nessun modo, in effetti, ma tanti altri invece credono si tratti di un'ombra causata dalla moglie di Ninja, dato che non è sicuro se in quel momento fosse in casa o meno.
A questo, chi crede si tratti di un'entità risponde che non sembra affatto l'ombra di una persona, bensì di qualcosa di innaturale. Sono tante le supposizioni in questo caso, quindi fatemi sapere qual è la vostra opinione. Mi dispiace ragazzi, non sono accadute tantissime cose spaventose nei live stream. Sarà forse perché in diretta episodi paranormali sono più difficili da simulare? La mia è solo un'ipotesi, ma sono sicuro che qualcuno là fuori ha registrato in live molti altri fenomeni inspiegabili. In realtà ci sarebbero un sacco di altre occasioni in cui gli streamer hanno ripreso episodi spaventosi. Spesso hanno registrato delle persone inquietanti o addirittura degli stalker, roba da far venire i brividi, ve l'assicuro. Ma ho pensato che c'entrava poco con questo video, a cui ho voluto dare un'impronta paranormale. Detto questo, fatemi sapere se vi piacerebbe vedere anche quelle volte in cui sono state persone in carne ed ossa a spaventare gli streamer. Io adesso, come al solito, vi ringrazio infinitamente per la visione e vi do appuntamento al prossimo spaventoso video.